Riesce a farmi esprimere su Instagram con delle storie come non faccio da mesi, quindi facciamo un attimo un po' di ordine. Mi sono informato sulle regole di Twitch riguardanti il copyright, ovviamente, ed ho anche analizzato la clip incriminata che ci ha causato questo permaban da Twitch a tempo indeterminato. Tutto questo può essere chiamato in un solo modo: abuso del sistema di segnalazione di copyright su Twitch. Questo è. Quindi io sto tranquillissimo. Peraltro oggi ho scoperto che non ho più il Covid, sono in vacanza forzata, quindi questa sera la prenderò per rilassarmi. Si continuerà a lavorare ai Boscar, che ci saranno il 1 e il 2 aprile, quindi manca meno di un mese, ci stiamo facendo un mazzo così e continueremo a farlo anche durante il periodo di permaban, perché non si deraglia. Sono sicuro che tutto questo verrà ricordato in futuro come una grandissima figura di merda. Sicuramente non da parte nostra. Allora, provo a rifare le storie, vi giuro, è tipo l'ottava volta che le ripeto perché mi stanno chiamando al cellulare. Poi qui ovviamente anche in casa c'è della preoccupazione. Allora, il ban è arrivato in maniera automatica perché dopo che è stata fatta la segnalazione, l'algoritmo ha colpito con una spear il Cerbero. Qua ci siamo. Adesso lo staff visionerà il ban dopo il nostro ricorso. Quindi vi dico perché sto tranquillo. Per sto motivo qua, sono fiducioso. Io le regole le ho lette, a differenza di chi segnala senza capirci un cazzo della piattaforma dove lavora. Però a sto punto mi sto anche allarmando perché molti ci stanno scrivendo: ah, quindi se si fa la reaction poi si rischia il ban? A quanto pare sì. E questa cosa potrebbe essere molto pericolosa, quindi attenzione. E attenzione, io vi dico solo questo, perché non so tutti buoni come noi e come tanti altri. Come vedete ci sono anche persone che effettivamente... Voi immaginate se adesso il ratto, social boom, si mette a segnalare chiunque guarda i suoi VOD. Cioè farebbe una strage su Twitch, una strage! Non posso urlare, posso urlare. Piccolo esempio, quindi per questo dico attenzione, occhi aperti, che non passasse il messaggio che chiunque può essere bannato da parte di un creator se viene vista una sua clip anche di 15 secondi, perché qua davvero si può arrivare alla follia pura su Twitch, quindi attenzione, attenzione, attenzione. Questa cosa ovviamente vale per noi, noi abbiamo reactato al mondo come il mondo ha reactato a noi, ma a nessuno gli è mai venuto in mente di fare una segnalazione per una clip che dura 4 secondi. Poi, perché a parte che da parte nostra sarebbe incoerente proprio all'ennesima potenza, cioè io da quando sto sul web che faccio le reaction, penso di essere stato il primo in Italia su YouTube a fare una reaction critica flame, il primo, Dio cane. Quindi è ovvio che da parte nostra sta cosa non accadrà mai, però voi pensate se... Noi adesso ci mettiamo a sfruttare questa falla. Possiamo bannare tutta Twitch Italia. Se, a voi sembra giusto? A me no. Però fortunatamente c'è anche uno staff fisico. Quindi pregate per noi. Ciao e buonanotte. Io credo che ci sia il momento giusto per ogni cosa. Bisogna solo aspettare, bisogna solo attendere. E quando arriva, c'è fotto. Questo per dire che io oggi continuerò su questa linea, tranquillo, educato, con le parole che ho detto, quindi non andate ad insultare, non fate bla 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 bla. Però qua c'è qualcuno che non la pensa allo stesso modo. E a proposito che c'è il momento buono per ogni cosa, mi sa che è il momento che domani parte una bella reaction su YouTube. Stragami YouTube. Buona fortuna. Ma cosa dici? Ma cosa ne sai? Ma tu non fai mica parte dello staff! Siamo stati sbannati, porco Dio! Siamo stati sbannati! Come che ne so? Porco tu, io pensavo che avvenisse domani, invece è avvenuto oggi! Vaffanculo! Parte di me, forse, voglio essere sincero, aspetta, 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 premessa. Voglio essere sincero con voi, non mi conviene dire questa cosa, ma la voglio dire. Ho visto il video di Matteo HS e lui ha detto: il ban non è colpa mia, il ban è colpa loro. Adesso lo strike se lo tengono, io non ho intenzione di rimuoverlo. Se Matteo avesse detto: ragazzi, io non lo sapevo che avevano due strike su tre, con questo mio strike li ho fatti bannare, gli ho tolto il lavoro, io adesso levo lo strike. Non sarebbe cambiato niente, noi saremmo ritornati e avrei detto: minchia, Matteo ha capito il suo errore. Si è comportato da stupido,
perché la sua segnalazione è stata anche per una clip che noi abbiamo visto su Facebook, quindi lui ha abusato del meccanismo, come vi ho detto prima. Minchia, ho fatto una bella cosa! Si è risolta tutta a tarallucci e vino, invece no! Lui ha detto il ban, io non lo levo, se lo tengono. Però adesso lo staff di Twitch ci ha sbannato. Questo per dirvi più cose. La prima è che io sto godendo come un riccio. La seconda è che io sto godendo come un riccio ancora di più per la scelta di Matteo. E la terza è che ci vediamo questa sera alle ore 21 su Twitch al Cerbero Podcast. Mamma mia, raga, guarda, stappo acqua minerale.